Covid, crescita dei positivi in Liguria, sono 139, 34 nuovi casi nello Spezzino. Domani altro open night vaccinale. Rilanciare il welfare territoriale attraverso una nuova contrattazione sociale, lo chiedono i sindacati. Scontro tra un cinghiale e un ciclista, l'uomo rimane ferito e finisce all'ospedale, successo a Pignone. Trasporto pubblico locale, concluso l'iter per l'affidamento ad ATC. Spezia cambia il cartellone della Coppa Italia, le Aquile affrontano il Pordenone, sabato la sfida con il Montebelluna. Buonasera e ben ritrovati al nostro TLS giornale. Sono 139 in Liguria i nuovi tamponi risultati positivi nelle ultime 24 ore in base ai 3.492 molecolari e 3.869 antigenici rapidi refertati. In provincia della Spezia i nuovi tamponi positivi registrati sono 34. Il totale degli attualmente positivi in provincia della Spezia sale a 350 rispetto ai 335 di ieri. Rimangono fermi a 2 i ricoveri in ospedale. Al Sant'Andrea della Spezia da ieri sono ricoverati 2 pazienti. Restano però le terapie intensive. Nel resto della Liguria le persone ricoverate in ospedale sono 41, 3 in meno di ieri. Rimangono invece a 6 le persone in terapia intensiva. In tutta la regione si registra un decesso. Prosegue anche la campagna vaccinale. In regione la percentuale delle dosi somministrate su quelle consegnate dalla struttura nazionale corrispondono al 92%. E sono stati 1724 i vaccini somministrati durante l'open night di ieri in tutte le ASL della Liguria, di cui 1164 prime dosi e 560 seconde dosi. L'open night di ieri, ha spiegato il presidente di Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti, abbiamo avuto un aumento delle prime dosi somministrate, un dato in controtendenza rispetto alle ultime open night, dove molti liguri avevano invece deciso di anticipare la seconda dose. Numeri sicuramente incoraggianti, visto che anche grazie al Green Pass molte persone stanno aderendo alla campagna vaccinale. In ASL 5 sono stati somministrati 338 vaccini, 214 prime dosi più 124 seconde dosi. Le altre open night della settimana previste in ASL 5 sono mercoledì 28, quindi domani, e venerdì 30 dalle 19 alle 22 all'ex FITRAM della Spezia e al San Bartolomeo di Sarzana. Incidente stradale all'incrocio tra Corso Nazionale e Via Carducci alle 10.30. A rimanere coinvolte un'ambulanza della pubblica assistenza di Brugnato e un'automobile. Il bilancio è di una donna ricoverata in codice rosso al Sant'Andrea che si trovava già a bordo del mezzo di soccorso e di una donna di circa 60 anni che viaggiava a bordo dell'auto rimasta coinvolta nell'incidente. La dinamica è in fase di accertamento da parte della polizia locale della Spezia. Stando a quanto si apprende, un'ambulanza ed un'automedica stavano trasportando d'urgenza una donna in ospedale a sirene spiegate transitando per via Carducci. L'auto che proseguiva su Corso Nazionale in direzione Viale San Bartolomeo non avrebbe sentito le sirene transitando attraverso l'incrocio. È stata dunque sfiorata ad una ruota posteriore e si sarebbe ribaltata finendo poi per atterrare sulle due ruote all'angolo opposto. Ad accertare questi aspetti, come detto, sarà la polizia locale. Immediato l'intervento anche di altri soccorritori sul posto, sono arrivate anche 2 ambulanze della pubblica assistenza della Spezia che hanno recuperato la paziente che viaggiava sul mezzo di soccorso e la donna alla guida dell'auto. Per la prima è stato disposto il trasferimento in codice rosso, per l'altra in codice giallo e le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Rallentamenti al traffico per tutta la durata degli interventi. Ennesimo grave incidente causato dai cinghiali. A farne le spese a Pignone, un ciclista che è stato aggredito da un cinghiale mentre stava attraversando la strada insieme ai suoi piccoli, frattura del bacino e della mandibola con 30 giorni di prognosi certificati dal pronto soccorso.
Con l'emergenza Covid, che ha ridotto per mesi la presenza dell'uomo all'aperto, proliferano con un aumento del 15% a livello italiano i cinghiali che invadono città e campagne da nord a sud dell'Italia, arrivando a superare i 70.000 esemplari in Liguria. E quanto emerge dalla stima di Coldiretti Liguria, che evidenzia come la situazione sia sempre più pericolosa per la cittadinanza, oltre che per le colture. Chiuso l'iter amministrativo conseguente all'affidamento in-house providing ad ATC esercizio del servizio di trasporto pubblico locale. A giorni la formale sottoscrizione del contratto tra l'Agenzia per la Mobilità e ATC esercizio. Il servizio di Serena Ricco. Si è chiuso oggi con la definizione degli ultimi adempimenti burocratici negli uffici dell'amministrazione provinciale della Spezia il complesso processo di riforma del trasporto pubblico locale del territorio spezzino. In queste ore gli uffici della provincia hanno infatti emanato gli ultimi atti necessari a rendere operativa la procedura dell'affidamento house providing ad ATC esercizio del trasporto pubblico locale alla Spezia. A giorni vi sarà la formale sottoscrizione del contratto tra l'Agenzia per la Mobilità, che opera per conto della provincia, e ATC esercizio. Il nuovo corso garantirà un generale miglioramento dell'operatività e uno snellimento delle procedure, oltre alla razionalizzazione dei costi e lo sviluppo degli investimenti. La gestione del contratto di servizio in capo alla neo costituita agenzia ATC Mobilità e Parcheggi e non più direttamente da parte della provincia spezzina consentirà infatti di recuperare a regime risorse per circa 1,6 milioni di euro l'anno. Il servizio oggetto dell'affidamento prevede una rete di trasporto pubblico ampia e complessa, caratterizzata da un servizio su bacini urbani e uno extraurbano in grado di collegare il capoluogo sia con i comuni della provincia sia con quelli limitrofi in territori extra regionali. Le linee di trasporto pubblico locale interessano l'intero territorio provinciale e sono 114, con un totale di circa 1.370 percorsi che si articolano lungo le varie fasce stagionali e giornate feriali e festive. Questa mattina la Giunta Peracchini ha approvato il testo di due protocolli d'intesa con Regione Liguria, Assessorato Politiche del Lavoro e Centri per l'Impiego. Il primo protocollo è un accordo finalizzato alla collaborazione e alla partecipazione del Centro dell'Impiego della Spezia allo sportello Infolavoro e alla Rete per il Lavoro. Il secondo protocollo riguarda la realizzazione di servizi congiunti nell'ambito dell'azione pilota La Rete per il Lavoro, nel quadro del progetto strategico Interreg Italia-Francia Marittimo-Mare. Obiettivo è quello di favorire il reinserimento lavorativo di persone in difficoltà, evitare la duplicazione degli interventi, condividere le modalità di azione, definire buone prassi, coinvolgere attivamente il sistema scolastico e delle imprese e collaborare strettamente alle iniziative poste in essere a livello provinciale in tema di lavoro. Il Dipartimento per la Programmazione della Politica Economica ha approvato il finanziamento del progetto della Galleria di Valico relativamente alla nuova Pontremolese. Soddisfatta la parlamentare spezzina Raffaella Paita, il servizio di Jacopo Cidale. Si parla di Pontremolese, è arrivato infatti il via libera per quanto riguarda il finanziamento del progetto della Galleria del Valico. Sì, quest'opera noi la reputiamo davvero molto importante e come sapete io ho lavorato tantissimo perché venisse ripresa in mano e venisse davvero affrontato il tema da parte del governo. Abbiamo trovato un interlocutore straordinario che è la viceministro Teresa Bellanova, abbiamo dialogato anche con il ministro Giovannini e siamo riusciti in un obiettivo che davvero era insperato, non solo ad avere il finanziamento del progetto della Galleria di Valico, che è un elemento essenziale perché se non sappiamo in questo momento quali sono i costi che dobbiamo affrontare, è difficile trovare il finanziamento vero per quest'opera. Ma siamo riusciti a anticipare questo progetto dentro l'aggiornamento del contratto di programma di RFI, quindi delle ferrovie, nel 2021. Questo che cosa significa? Significa che noi avremo tutto il tempo nel contratto di programma 2022-2026 che sta per andare in discussione per poter valutare eventualmente, una volta ottenuto il progetto, anche il finanziamento dell'opera. Quindi siamo davvero a un risultato, non mi piace dire storico perché viene un po' abusato, diciamo, come termine,
Ma voglio dire, molto importante per la nostra città che sembrava avere perso la speranza su questa infrastruttura ferroviaria così importante per collegare il nostro porto e invece in realtà ora è di nuovo di fronte all'obiettivo reale di poterla realizzare. Sono contenta di aver dato il mio contributo. Ecco, può essere importante ricevere dei finanziamenti europei per poi mettere in pratica questo progetto? Ma io sono convinta che in realtà i finanziamenti potrebbero non mancare, perché noi abbiamo avuto, grazie all'arrivo del PNRR, che il governo Draghi è riuscito a concretizzare, tanti finanziamenti che in realtà liberano spazi dentro contratti di programma, dentro il bilancio dello Stato e quindi rendono possibile un vero e proprio finanziamento dell'opera. La notizia dello stanziamento delle risorse per la Pontremolese conferma quanto riferito solo qualche settimana fa da Edoardo Rixi. Il responsabile nazionale infrastrutture della Lega aveva infatti anticipato che la Pontremolese è opera prioritaria e sarà finanziata nel contratto di programma 2022-2026. Aver anticipato il finanziamento al 2021 grazie al CIPES diventa decisivo per la realizzazione dell'infrastruttura attesa da molti anni. Lo dicono in una nota i parlamentari spezzini della Lega, Lorenzo Viviani e Stefania Pucciarelli. Certificazione di sistema di gestione ambientale per quattro imprese delle Cinque Terre. Rina e CNA Cetus La Spezia hanno deciso di premiare quattro aziende per il loro impegno nella salvaguardia ambientale e nella gestione del turismo. La consegna della certificazione permetterà loro di partecipare a numerosi bandi di gara, oltre a farne delle eccellenze per il nostro territorio. Accordo tra autorità portuale e l'SCT per restituire Calata Paita alla città. Per alcuni si tratta dell'ennesimo annuncio. Ce ne parla Riccardo Sottanis nella sua nota settimanale. L'accordo siglato tra l'autorità portuale e Contiship rappresenta il primo tassello del progetto del nuovo fronte a mare. Dopo anni di rinvii e anche tante polemiche, prende dunque forma l'ampliamento del porto mercantile. La firma, messa sul verbale dal rappresentante dell'ente portuale e dall'amministratore della società del gruppo Contiship, alla presenza del sindaco Perachini, consentirà di destinare ai traffici marittimi la vasta area del canaletto e contemporaneamente di avviare l'ambizioso progetto della nuova stazione marittima. Ma questo accordo mette anche fine alle voci di un possibile disimpegno da parte del principale operatore portuale, voci alimentate anche dai ritardi nella realizzazione del piano legato alla concessione cinquantennale delle aree. Il nuovo fronte a mare consentirà poi di guardare alle sfide del futuro con maggiore serenità, anche se, occorre dirlo, siamo solo all'inizio di una fase progettuale che richiederà tempi abbastanza lunghi. Importante era mettere i protagonisti di questo progetto di fronte alle loro responsabilità. Secondo Legambiente, questo accordo però non rispetta le linee del piano regolatore portuale, che prevedeva come prima opera il prolungamento di Molo Garibaldi per trasferirvi poi le attività che oggi sono su Calata Paita. Quella Calata Paita che, sulla carta, dovrebbe essere restituita alla città. E da quando sono stati abbattuti i silos cerealicoli, alla fine degli anni 90, del secolo scorso, che sentiamo parlare di questa restituzione. Un po' di scetticismo ci sia dunque concesso, anche se dobbiamo dire che questa volta nell'accordo sono state fissate delle date. Il 1° gennaio prossimo la città avrà i primi 5.000 metri quadrati. A settembre del 2022 Contiship libererà altri 1.500 metri quadrati che verranno utilizzati per il cantiere del nuovo molo destinato alle navi da crociera. La parte più consistente dell'area di Calata Paita, circa 41.000 metri, verrà liberata dall'operatore entro settembre del 2023 e sarà destinata alla realizzazione del fronte a mare. E gli spezzini cosa potranno concretamente usufruire di Calata Paita? Se la nuova stazione crociere avrà bisogno di quelle aree e forse di una parte del Molo Italia? L'unica voce che si è levata in proposito è quella del rappresentante di Legambiente, che si chiede ma gli spezzini potranno passeggiare su quella calata che nei progetti doveva
diventare il prolungamento di Passeggiata Morin, che tutti ci invidiano? Una risposta a questi dubbi sarebbe oltremodo necessaria, anche se lo sviluppo dello scalo porterà sicuramente benefici all'economia di una città che punta tutto sul suo mare. Un percorso di dialogo sulle problematiche del territorio e qualche proposta su cui riflettere. I sindacati SPI-CGIL, FNP CISL e UILP Pensionati hanno lavorato insieme per la creazione di protocolli di intenti con 20 comuni della provincia. L'obiettivo di questo confronto è intervenire sulle situazioni in difficoltà emerse dalla pandemia. Le interviste di Ginevra Masciullo con le immagini di Daniele Rabuazzo. Una conferenza stampa per tirare le somme sul lavoro svolto. Sì, diciamo che nel mese di novembre avevamo aperto questa stagione, diciamo, nuova di incontri con i comuni, con i temi specifici legati al Covid, legati alla pandemia, sulle questioni che riguardano gli anziani. Dobbiamo dire che a distanza di 6-7 mesi diciamo questo ciclo è andato molto bene, nel senso che 20 su 32 comuni ci hanno incontrato. Abbiamo, diciamo, sottoscritto con tutti loro un protocollo d'intesa che sostanzialmente ci impegna a incontrarci in maniera continuativa per discutere appunto di servizi per gli anziani, di problematiche che riguardano gli anziani. Abbiamo sottoscritto con tutti la costituzione di osservatori che in qualche maniera monitorano la situazione degli anziani nei diversi comuni e dobbiamo dire che la sensibilità da parte di tutti i comuni, più o meno tutti i comuni della provincia, ma soprattutto dei comuni più grossi, c'è stata e diciamo che possiamo aprire una stagione più progettuale, più di, diciamo, di interventi concreti sulla popolazione anziana molto più proficua. Tra le difficoltà emerse anche quelle relative alle aree interne della nostra provincia, quindi quelle più difficili da raggiungere, in cui le problematiche si fanno sentire. Sì, è proprio così. Noi abbiamo, come ben sapete, la regione Liguria la più alta percentuale di anziani in tutta Italia. Abbiamo delle zone della nostra provincia, mi riferisco alla Val di Magra, ma non solo, dove abbiamo una percentuale del 35-40% degli anziani residenti in quelle aree. Aree che si stanno spopolando, do l'esempio della Val di Vara, conta 15.700 persone, in questi anni ha visto decrescere la popolazione, rimanendo in queste zone solo gli anziani, creando veramente un problema. Beh, noi abbiamo iniziato un percorso con le amministrazioni di tutta la provincia. Oltre ad un patto di intesa con i comuni si cerca anche di coinvolgere il terzo settore. Sì, noi nella nostra bozza di piattaforma che abbiamo inviato ai comuni abbiamo anche messo le politiche del terzo settore. Riteniamo che siano importanti anche perché la provincia di Spezia ha un tasso di anzianità molto alto. Abbiamo dei comuni sulle parti sull'entroterra dove abbiamo piccoli comuni con residenti che hanno un'età superiore ai 70 anni, ma il 65% di queste persone, quindi abbiamo necessità di improntare con i comuni anche una politica che vada verso queste persone. Cosa importante è anche dobbiamo strutturare un trasporto sociale protetto verso queste persone, perché la difficoltà a muoversi è tantissima. La musica rock in versione classica è andata in scena ieri sera al centro storico di Borghetto Vara. La serata organizzata dall'associazione musicale Il Pianoforte del maestro Claudio Cozzani rientra nel cartellone di eventi della rassegna provinciale estiva I Luoghi della Musica. Vediamo il servizio di Daniele Rabuazzo, le riprese sono di Davide Morina. Va in archivio, con enorme consenso di pubblico, il primo di 6 appuntamenti musicali organizzati dall'associazione musicale Il Pianoforte dell'infaticabile Claudio Cozzani. Ieri sera, in via nella centralissima piazza Umberto I a Borghetto Vara. Ad esibirsi Leos Quartet con Matteo Salerno al flauto, Aldo Capicchioni al violino, Michela Zanotti alla viola e Fabio Gaddoni al violoncello. Titolo della serata, Dagli U2 ai Deep Purple.
Quasi 2 ore di musica particolare si può così definire per aver eseguito brani rock con strumenti di musica classica. Quanto è difficile suonare della musica rock con strumenti che non sono proprio di musica rock? Sì, sicuramente è difficile perché la sonorità è totalmente diversa, quella che uno può offrire con uno strumento classico rispetto alla chitarra elettrica, basso elettrico, batteria, tastiere per cui sono nati questi pezzi. Tuttavia per noi è un gioco, un divertimento e sfruttiamo le potenzialità dei nostri strumenti cercando di non fare proprio delle cover esatte come non potremo naturalmente fare, ma di dare un'altra interpretazione con altre sonorità. Si è passati da brani dei Queen, degli U2, dei Muse, di Sting, arrivando ai Deep Purple, per poi spaziare in tango di Astor Piazzolla, eseguiti anche brani in ricordo di Franco Battiato ed Ennio Morricone. Una serata di sana musica che ha permesso agli artisti del settore spettacolo di poter ritornare a suonare nelle piazze, sintomo di una possibile ripartenza. Speriamo, perché abbiamo già fatto tante partenze, false partenze, retromarce, speriamo che sia la volta buona, la cosa che più ci piace, di cui c'è più bisogno, quello di stare insieme. La musica è stare insieme, condividere con le persone che hai attorno a te la gioia, il piacere di suonare. I 6 concerti rientrano nel cartellone di eventi della 27esima edizione del Festival Provinciale I Luoghi della Musica, organizzata da Fondazione Cari Spezia, Regione Liguria e con i comuni che ospitano i concerti. I prossimi appuntamenti dell'associazione nell'ambito del Festival Provinciale Luoghi della Musica saranno il 3 agosto a Bolano in Piazza Castello, il 4 agosto a Monte Rosso al Mare sul Porticciolo al Molo dei Pescatori, in cui verranno eseguiti i capolavori della musica da film di Morricone, Rota, Bacalov e molti altri. Soddisfatto il primo cittadino di Borghettovara, serate come queste sono da volano per la ripartenza definitiva, sperando di lasciarsi alle spalle questi quasi 2 anni di pandemia. Ci devono essere e devono essere fatti, noi dobbiamo continuare a picchiare su questo tasto perché è fondamentale per la nostra socialità. Sfiorano le 3.000 presenze alla Spezia Estate Festival nella prima settimana di spettacoli. Il teatro estivo in Piazza Europa rappresenta una grande scommessa, ha detto il sindaco Pierluigi Peracchini, perché a seguito della pandemia mondiale avevamo l'imperativo morale di riabituare le persone alla cultura del teatro, della riflessione e della spensieratezza. Una scommessa che per la prima settimana abbiamo vinto, visto la grande partecipazione di pubblico e il calore con cui la città ha accolto il cartellone costruito per tutte le età e che spazia dalla prosa classica ai monologhi, dalle letture poetiche fino alle commissioni progettuali fra parola e musica. Prosegue con successo la ricca programmazione dell'estate in fortezza organizzata dal Comune di Sarzana in collaborazione con l'associazione Gli Scarti e Earth Cooperativa e le tante associazioni ed enti del territorio che hanno partecipato alla Call for Ideas, proponendo eventi, spettacoli e progetti che hanno animato le serate sarzanesi. Mercoledì, domani quindi 28 luglio alle 21.15, sarà la volta del debutto di Battiato Libero, un concerto, spettacolo in omaggio a Franco Battiato, il grande musicista siciliano, cantautore, artista, poliedrico, recentemente scomparso. Pietro Sinigaglia e Gloria Clemente con un ensemble di 5 musicisti ripercorrono i brani più famosi e significativi di uno dei più grandi artisti italiani degli ultimi 50 anni. Dal 29 luglio al 1 agosto torna a Sarzana l'appuntamento con I Libri per Strada, le strade per il libro. Piazza Matteotti ospiterà tutti i librai sarzanesi che attraverso i loro banchi rimarranno aperti dalle 10 alle 24, daranno vita a laboratori, presentazioni e spettacoli. E sempre in Piazza Matteotti si terrà in contemporanea anche la fiera del disco e del vintage. Vediamo il servizio di Vimal Carlo Gabbiani e Davide Morina. Dal 29 luglio al 1 agosto Piazza Matteotti ospiterà un grande evento per tutti gli amanti dei libri, del vintage e della buona musica. Libri per Strada si rinnova, interpreta
questa fase, incarnando con, insieme diciamo, alla collaborazione con Erni al Disco, al Vintage, a Radio Rogna, una nuova versione di Libri per Strada che si declinerà nella nostra piazza principale. Avremo 2 milioni di dischi, tante novità e un grande ringraziamento agli organizzatori che hanno superato i confini di una manifestazione che è comunque tradizionale, che contraddistingue il DNA di Sarzana. Non solo libri ma anche musica, in particolare i vecchi vinili che sono veri e propri oggetti di collezione. Sì, sì, siamo contenti di fare questo evento per la seconda volta a Sarzana. Ci saranno più di 2 milioni di dischi, tutti usati, e anche qualcosa di nuovo se sono ultime uscite, comunque cose da collezionisti o cose per tutte le tasche, cioè perché ci sono dischi da 1 euro fino a cifre iperboliche, ecco, però normalmente i dischi che piacciono alla gente sono economici perché hanno venduto tanto. Un cartellone ricco di autori di alta qualità e uno spazio dedicato anche ai bambini, ci saranno manifestazioni per tutte le età e per tutti i gusti. Sì, affermativo, Libri per Strada si sposta per la prima volta in Piazza Matteotti, per la prima volta riunisce tutte quante le librerie, ma non viene meno a quella che è proprio quello che è il suo DNA. Quindi offre un programma che vale per tutti, vale per i bambini con i laboratori, vale per gli adulti, vale per i più giovani con interventi, incontri con gli autori, presentazioni di libri veramente interessanti. E quest'anno abbiamo voluto introdurre anche la presentazione della guida di Sarzana, che è stata realizzata proprio grazie a una bella sinergia tra le librerie e il comune di Sarzana, che hanno voluto offrire alla città questa guida mancante e poter quindi pubblicizzare ancora meglio la nostra città bellissima, favolosa, in modo che possa svilupparsi sempre di più dal punto di vista turistico. I Notabili è il titolo del nuovo romanzo di Monica Callegari, una storia vera ambientata nel Golfo tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale. Dettagli nell'intervista di Andrea De Bernardi e Raffaele Maulella. Monica Callegari, già autrice di diversi libri e di un romanzo, esce il suo secondo romanzo, I Notabili. Ci racconti un po' com'è nata questa idea e di cosa parla? Si tratta di una storia vera, che è ambientata tra Tellaro e Fiascherino, perché i due personaggi principali che danno il titolo al libro, che si intitola I Notabili, sono un senatore del regno, il senatore Cimati, una persona conosciuta, e mio bisnonno, sottufficiale di marina, e che erano le due persone di riferimento in quegli anni a Tellaro e a Fiascherino, dove vivevano. E poi le vicende si snodano anche nel resto della provincia, Sarzana, Spezia, perché parliamo degli anni fra il 1919 e il 45, quindi gli anni tra la fine della Prima e della Seconda Guerra Mondiale, quindi si parla anche di azioni fatte dalla Resistenza, del periodo storico, però tutta la vicenda è vera, narrata a me dai miei nonni e dai miei bisnonni. E poi dietro c'è tutto un discorso di ricerca sui testi storici che ha portato poi a tirare fuori un romanzo, perché c'erano inevitabilmente dei piccoli pezzi di cui non si sapeva granché e che sono stati leggermente romanzati per la trama della storia. E quando verrà presentato e dove lo potremo trovare? Allora, il libro è in vendita a Tellaro, a Lerici, alla libreria Ricci, qui di La Spezia, e poi sui siti online. L'editore è uscito a giugno il libro per Agora Eco, e la presentazione verrà fatta da Beppe Mecconi, che conoscete tutti, giovedì la prima presentazione, poi ce ne saranno altre. La prima verrà fatta giovedì a Fiascherino alle 19 all'Hotel Fiascherino, e le padrone di casa sono le nipoti del senatore Cimati, i nipoti, figli quindi di una delle protagoniste del romanzo, Elena, e quindi questi nipoti che ci hanno accolto molto gentilmente, fanno questa presentazione. Poi il 3 agosto ce ne sarà una alla libreria Ricci, una alle Ricci Legge il Mare e altre poi in autunno. Parole e note, il nome della rassegna che prenderà il via domani alle 18:30 al Parco delle Clarisse.
L'iniziativa, che prevederà altre due serate, vedrà alternarsi presentazioni di libri a concerti jazz, blues, il tutto all'insegna dell'ambiente e del chilometro zero. E passiamo allo sport, parliamo dello Spezia. Con l'esclusione del Chievo dalla Serie B e il ripescaggio del Cosenza, cambia anche il cartellone della Coppa Italia. Lo Spezia infatti non affronterà più il Pisa, ma il Pordenone. Gli Aquilotti dovrebbero giocare la gara in casa, ma vista l'indisponibilità del Picco verrà chiesta l'inversione di campo. E intanto è stata confermata la prima amichevole dello Spezia. Sabato infatti in programma la sfida con il Monte Belluna. Si gioca a Ronzone con fischio d'inizio alle 17. E siamo in conclusione, vediamo insieme le previsioni meteo a cura di Limet, il centro meteo per la Liguria. Io intanto vi ringrazio della cortesa attenzione e a tutti auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Una buona serata a tutti da Daniele Gallo. La pressione atmosferica è in generale rialzo sul Mediterraneo occidentale. Tuttavia, domani in Liguria ci aspettano ancora condizioni del tempo perturbate. Ma veniamo ai dettagli per quanto riguarda la giornata di domani, mercoledì 28 luglio. Al mattino il cielo sarà parzialmente nuvoloso o nuvoloso su gran parte della regione. Maggiori schiarite sull'estremo ponente. Avremo dei possibili piovaschi o rovesci di breve durata sul Levante e nella zona del Beigua. Nel primo pomeriggio ci aspettiamo ancora cielo parzialmente nuvoloso e non si esclude ancora qualche rovescio sull'Appennino di Ponente, ma nel corso del pomeriggio le schiarite si faranno via via sempre più ampie, un po' su tutta la regione. I venti saranno moderati, prevalenti da sud-est, il mare poco mosso, infine le temperature saranno generalmente stazionarie. I valori minimi costieri oscilleranno tra 22 e 25 gradi, mentre quelli massimi tra 27 e 31 gradi. Se volete maggiori informazioni sul tempo di domani e dei prossimi giorni, potete visitare il sito centrometeoligure.com.